numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile, è inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile di rimarginare se non ci si apre subito il dialogo. Mi chiedo, e l'odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro?